Polemiche e indignazione per le dichiarazioni shock postate su Facebook dall'ispettore della Polfer di Catania Gioacchino Lunetto. Gli immigrati, buttateli a mare, bruciarli vivi e rimpatriarli e ancora mi manca Hitler. La vicenda è stata denunciata dal sito di informazione Meridio News, che un funzionario della Polizia di Stato si esprime in questo modo vergognoso e inammissibile, denuncia il deputato siciliano di Sinistra Ecologia e Libertà Erasmo Palazzotto. Le sue farneticazioni sono incompatibili con il giuramento prestato alla Repubblica Italiana e alla Costituzione. Ci aspettiamo a questo punto che il capo della Polizia e il ministro dell'Interno chiariscano e ci dicano quali atti abbiano intrapreso. In caso contrario, pronti a portare la vicenda in Parlamento nelle prossime ore. La Digos di Catania intanto ha trasmesso alla Procura gli atti sulle dichiarazioni. Il questore Marcello Cardona ha disposto l'avvio con rapidità e rigore di opportune valutazioni per l'adozione di provvedimenti disciplinari. È finita la latitanza per il trentenne Stefano Prezzavento, ritenuto vicino alla famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano. È già coinvolto in una delle tranche dell'operazione Fiori Bianchi eseguita nel 2013 dai carabinieri di Catania. Era ricercato dal 2 ottobre dello scorso anno quando, per evitare un controllo dei carabinieri, evase dai domiciliari dove era ristretto per aver violato la sorveglianza speciale, rendendosi irreperibile. Ieri sera i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania con un blitz fulmineo lo hanno localizzato e catturato in un'abitazione di Contrada Granelli a Pachino, in provincia di Siracusa, dove con moglie e figli si godeva la clandestinità a pochi metri dal mare. Arrestato, è stato rinchiuso nel carcere di Siracusa. Al centro fieristico Le Ciminiere di Catania, seconda e ultima giornata della prima conferenza nazionale sulla mobilità sostenibile organizzata dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, presieduta dal sindaco Enzo Bianco, alla presenza tra gli altri del ministro dei trasporti Graziano Del Rio e del ministro dell'ambiente Gianluca Galletti. La presentazione del piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile è stata articolata su quattro tematiche: politiche della mobilità, risorse, qualità dei servizi e sviluppo delle tecnologie. Come sapete, nel programma delle infrastrutture strategiche ho fatto inserire con forza le metropolitane, ha sottolineato Del Rio. Sono convinto che il sistema di Catania, ha continuato, tra 5 o 6 anni sarà uno dei più belli d'Italia, con oltre 40 km di metropolitana in uno dei luoghi più belli del paese. Alla conferenza delle Nazioni Unite di Parigi ci presentiamo con questo piano strategico? Io credo che sì, stiamo ragionando di mettere in fila tutte le nostre cose e quindi ci presenteremo con i nostri piani di mobilità. Entro settembre noi avremo comunque il nostro piano delle opere pubbliche italiane, in cui la parte della mobilità sostenibile diventerà preponderante. Come sapete, nel programma delle infrastrutture strategiche io ho fatto inserire con molta forza le metropolitane. Pensate che il sistema di Catania, per esempio, io sono convinto che tra 5-6 anni sarà uno dei sistemi più belli d'Italia, con oltre 40 km di metropolitane, in uno dei posti più belli del mondo, e quindi se noi investiamo e continuiamo a lavorare seriamente sulle cose in cui crediamo, e questa della mobilità sostenibile, per esempio Catania potrà mobilizzare 40 milioni di passeggeri all'anno, che è il doppio cioè è più di quello che muove l'alta velocità in Italia. È più difficile esaminare questi punti o farli percepire alla popolazione? Non alla popolazione, è pronta. Sono i politici che devono un po' riflettere. Grazie. Dopo il telegiornale, un approfondimento sull'argomento. Catania sarà la città meridionale con il più alto numero di metri di metropolitana per ogni abitante. Ad affermarlo il sindaco di Catania Enzo Bianco, oggi a margine dei lavori della prima conferenza nazionale sulla mobilità promossa dall'ANCI. Catania vuole diventare una città sperimentale per il Sud, ha aggiunto il sindaco, in un nuovo modo di concepire la mobilità sostenibile, con uno sforzo serio da parte dell'amministrazione in modo che Catania possa diventare una città esemplare. Dobbiamo agire, ha osservato Bianco, come già fatto con il BRT. Se un cittadino sa di poter lasciare l'auto e arrivare a Catania in 10 minuti spendendo molto meno, sa di poter contare su un'alternativa più economica ed efficiente. Solo così lascerà l'auto a casa. Quando si arriverà con la metropolitana nel cuore di Catania, ha concluso il primo cittadino, soltanto a quel punto si potrà affermare di avere una vera metropolitana.
E a margine della prima conferenza nazionale sulla mobilità sostenibile, il ministro per le infrastrutture e i trasporti, Graziano Del Rio, è tornato a parlare anche della frana del viadotto sulla A19 Palermo-Catania. Ci sono 40 anni di incuria e di abbandono rispetto alle infrastrutture che dobbiamo recuperare. Chiediamo ai cittadini siciliani di fidarsi del nostro lavoro. Accerteremo le responsabilità e recupereremo il tempo perduto. Cioè, sì, è vero, qualche settimana, ma la recupereremo adesso nei prossimi giorni, perché i progetti sono già in stato di avanzato esecuzione da un punto di vista tecnico, quindi poi si partirà rapidissimamente. E abbiamo rallentato un po' questa fase istruttoria anche perché abbiamo voluto valutare, a differenza di quello che c'era stato detto all'inizio, valutare anche il recupero dell'altra carreggiata, perché questo consentirebbe ovviamente una riduzione dei disagi a tutti i livelli. E poi perché abbiamo anche aspettato la commissione, gli esiti della commissione d'inchiesta. E come sapete, io sono un sostenitore del fatto che questo paese ha bisogno di dire la verità. E quindi capisco che 20-30 giorni in più sono considerati un ritardo, ma ci sono 40 anni di incuria e di abbandono rispetto alle infrastrutture che dobbiamo recuperare. Quindi chiediamo ai cittadini siciliani di fidarsi del nostro lavoro, noi diremo la verità sempre, come abbiamo detto in questa commissione, accerteremo le responsabilità di chi ha consentito questo disastro, diciamo così, per distrazione, e recupereremo il tempo perduto, questo ve lo garantisco. Baby Gang, al femminile in azione nel centro di Catania. La più grande, a capo della banda, ha 16 anni. La seguono un ragazzo di 13 e la sorellina di 10 di quest'ultimo. Obiettivo della gang, due ragazze che passeggiano nel centro storico della città vicino Piazza Bellini, dove scatta il primo assalto. I tre minorenni rubano una borsa, ma sono inseguiti dalle vittime che, aiutate da passanti, recuperano la refurtiva, ma non demordono e riescono a rubare un telefonino. Interviene la polizia di Stato con una pattuglia delle volanti che rintraccia i tre ragazzi e li blocca. Gli agenti non trovano però il cellulare, del quale il gruppo si era già disfatto. La stessa modalità di aggressione era stata attuata da un'altra ragazza la sera precedente. Le descrizioni fornite dalla vittima corrisponderebbero alle responsabili della Baby Gang. Sulla vicenda le volanti hanno presentato un rapporto alla procura per i minorenni, che ha disposto la denuncia in stato di libertà per rapina in concorso per la sedicenne, riaffidata alla sua famiglia. Non imputabili per l'età gli altri due minorenni, riconsegnati alla madre. Parte domani lo Street Art Silos al porto di Catania per il progetto iArt fino al 4 luglio. I murales saranno realizzati sui silos nello scalo catanese per divulgare e valorizzare l'arte contemporanea sul territorio regionale. Il progetto prevede un'azione pittorica corale site specific di street artist di fama internazionale che trasformeranno il gruppo dei silos in un vero e proprio monumento del XXI secolo di grande valore artistico e culturale. Sarà realizzato anche un film documentario con la regia di Nicolai Pennestri, che racconterà il percorso dalla ideazione dei bozzetti alla realizzazione dell'opera monumentale. Il progetto sarà inoltre inserito dall'Istituto di Cultura di Google all'interno di una piattaforma che ha realizzato con la tecnologia in Google Street View per girare all'interno dei musei e opere urbane anche da distanza attraverso computer, tablet e cellulari.